Benvenuti a tutti alla Zoppa Arena di Conegliano, giornata numero 23 del campionato di Serie B, Girone B. Al cospetto della Rucker San Vendemiano arriva l'Andrea Costa Imola, partita molto importante per questa giornata di campionato. Rucker che deve tenere il passo delle dirette concorrenti nella zona alta della classifica, che ieri hanno vinto. Rucker che deve mantenere l'imbattibilità della Zoppa Serena, 10 vinte su 10 in questa stagione, e deve anche vendicare l'andata in cui l'Andrea Costa, con una bellissima partita e all'overtime, ha vinto 84-83. Per la squadra invece ospite, con il coach Emanuele Di Paolo Antonio, è importante continuare dopo la bellissima solid win di domenica scorsa, 79-58 contro San Severo. È una squadra dell'Andrea Costa che può vincere con tutti, è una squadra molto solida, è una squadra che è a metà classifica perfettamente con 11 vinte e 11 perse, 22 punti. È una squadra che in trasferta ha un record non positivissimo, 3 vinte e 7 perse, le ultime 3 perse di fila, però insomma è una squadra che ha già dimostrato di poter battere questa Rucker. Rucker che arriva dopo la sconfitta nel concitato finale di Iesi, dove ha tirato malissimo da 3 punti. Una Rucker che nel momento in cui il tiro da 3 punti è ritornato alle percentuali usuali è tornata in partita, salvo poi perdere nella appunto trasferta di Iesi e vedere la squadra iesina riavvicinarsi a tel punto che ora è appaiata la Rucker con una partita in più a quota 30. Rucker, come dicevamo, che non perde in casa, non ha mai perso qui alla Zoppa Arena di Conegliano. Rucker che segna 77,4 punti di media a partita, con il 51-2, il 37-3 su 28 tiri, il 69 liberi. Prende 38 rimbalzi, di cui 10 offensivi, e assiste 15 palloni di media a partita. E l'Andrea Costa Imola arriva invece con 75,6 punti di media segnati, il 48-2, il 34-3. Prende 38 rimbalzi anche lei, di cui 10 offensivi, assiste 11 canestri a partita. La valutazione della Lega è leggermente diversa, la Rucker è avanti 86-73, ma è comunque un Andrea Costa molto pericolosa. Andrea Costa che arriva con il numero 4 Gianmarco Drocker, il 5 è Luca Fazzi, il 6 è Gianmarco Sorrentino, il 9 è Lucas Auxticalnis, l'11 Alex Ranuzzi, il 12 Nunzio Corcelli, il 14 Tommaso Marangoni, il 18 Dejan Bresolin, il 20 Lucio Martini, il 27 Diego Ronchini e il 33 Riccardo Crespi. Per la Rucker c'è il numero 1 Mauro Zacchigna, che però non giocherà ancora per le reduce dal infortunio subito contro Mestre, il 7 è il capitano Alberto Chiumenti, l'8 il nuovo acquisto Stefano Laudoni, ormai due partite in maglia rucherina molto solide, il 9 Elia Gobbo, il 10 Tommaso Oxili, l'11 Christaps Gluditis, il 12 Enrico Vettori, il 13 Edoardo Di Emidio, il 15 Sebastiano Perini, il 16 Riccardo Dalla Cia, il 22 Alberto Cacace e il 77 Lorenzo Calbini per la squadra di coach Michele Carrea. Ricordiamo che oggi c'è anche una bella sfida, una sfida, un derby baltico fra il lettone Christaps Gluditis e il lituano Lukas Auxticalnis, due giocatori molto importanti per questa cadetteria, perché Auxticalnis viaggia a 16 punti di media in 30 minuti, Gluditis 15,6 in 28 minuti, statistiche molto simili. Il lituano segna col 54% da 2 e col 44% da 3, il lettone col 58% da 2 e con il 42% da 3, ma sono due giocatori veramente importanti per queste due squadre. Soprattutto Gluditis ha dato dimostrazione di quello che sa fare qui alla Zoppa Arena. L'inserimento di Laudoni, che ricordiamo è stato necessario dall'infortunio di Jimmy Gatti, che ancora non si è ripreso e che ancora non è pronto per giocare questa partita. E per non si è ripreso, non è stato operato e non giocherà più per tutta la stagione. Scusatemi, mi sono perso nelle statistiche. E quindi l'inserimento di Laudoni per la Rucker sarà un inserimento molto molto importante. Intanto un saluto carissimo ai telespettatori di LNP Pass che ci seguono da Imola, un in bocca al lupo a loro per questa partita, un in bocca al lupo anche alla Rucker per cercare di mantenere l'imbattibilità casalinga. Si comincia col primo quintetto per la squadra di casa, ci sono Gluditis, Cacace, vediamo che c'è Oxilia, Di Emidio e Laudoni. Invece per gli ospiti, vediamo l'ingresso in campo del numero 5, Luca Fazzi, entra anche Drocker, entra il numero 11 Ranuzzi che si abbraccia con Cacace
e l'ultimo ad entrare in campo è Crespi insieme ovviamente a Auksti Kallnis. Quintetto iniziale della partita. Gli arbitri, li ricordiamo, sono Giuseppe Scarfò di Palmi, primo arbitro, e Matteo Migliaccio di Catanzaro. I grigi di serata. Imola in maglia rossa con varie tonalità. La Rucker invece con la classica maglia bianca bordata di nero nella divisa casalinga. Si parte, comincia la 23esima giornata anche per Andrea Costa Imola e Rucker San Vendemiano. Primo pallone controllato dalla squadra di casa con Gluditis che si appoggia a Di Emidio. Di Emidio finta subito, prova subito ad attaccare il ferro. Drocker commette il primo fallo. Primo fallo della partita di Gianmarco Drocker. Subito partenza aggressiva. Rimessa in gioco per la Rucker. Aveva segnalato un ma non ho visto che era con Di Emidio. Proprio Drocker che chiama lo schema, sale auxilia, riceve il consegnato in handoff proprio per Di Emidio. Ancora Di Emidio contro Drocker, stavolta cambia lato la Rucker. C'è il primo catch and shoot di Gluditis. Si parte con la catch and shoot che è la catch and shoot in salsa lettone. Primi tre punti per Gluditis. Gluditis viaggia con 7.5 tentativi a partita, conti qui tre segnati. Bomba subito di Gluditis, chiaramente la percentuale da tre della Rucker farà tutta la differenza del mondo in questa partita. Tanto Cacace battuto molto bene dalla partenza di Ranuzzi e il canestro di Crespi dopo l'assistenza del numero 11 in maglia rossa. Bel canestro, battuto Cacace sul primo passo, ancora Gluditis batte Fazzi, va al ferro, è stoppato, si ritrova ancora il pallone sul mani, la palla arriva a Auxilia dopo una buona presentazione di Emidio. Auxilia ferma il gioco. Palla di nuovo in mano a Gluditis, c'è fallo di Fazzi che prova a rompere il blocco proprio di Auxilia, prova a passare sopra, colpisce però il numero 10 la Rucker, secondo fallo per l'Andrea Costa Imola. Auxilia in post basso per Di Emidio, altro pick and roll laterale fra i due. Auxilia tira con Crespi che mette una mano sul cuoio, ma Auxilia è bravissimo a recuperare la sfera. Prova a trovare un compagno, esce dal pitturato, serve Gluditis, altro pick and roll con Auxilia, eccolo il pick and roll che si perfeziona, Crespi va forte, anzi scusatemi, Ranuzzi va forte, ma Auxilia si appoggia al tabellone, segna due punti importanti. Buon tentativo però di Ranuzzi per andare a stoppare Tommy Auxilia. Auxilia bravo, eccolo un altro pick and roll con Crespi per Ranuzzi, stavolta c'è il cambio di favori, tanto è arrivato il pubblico di Imola. Arrivano adesso i tifosi di Imola con le bandiere. C'è il primo fallo di Laudoni. Primi tiri liberi della partita per l'Andrea Costa. Bella vedere la sbandierata anche dei tifosi ospiti. Ranuzzi dalla linea della carità. Segna il primo Ranuzzi. Primo punto per lui. Ranuzzi è 19 su 34 prima di questa partita dalla linea della carità, trova un ottimo 2 su 2 Alex Ranuzzi, 10 punti di media praticamente in 27 minuti di utilizzo, 5 a 4 Rucker in invio partita. Cacace trovato libero, prova un tiro sbagliato, Auxilia vola a rimbalzo, sta giocando benissimo Tommy, servito Cacace, c'è fallo di Ranuzzi. Fallo di Ranuzzi. Tiri liberi per Cacace, intanto Ranuzzi va a parlare con il suo coach insieme a Drocker, animi molto agitati sinceramente. Intanto Cacace in lunetta, 57 su 73, 78% ai liberi per Alberto Cacace in stagione, sbaglia il primo tiro libero. Segna il secondo, primo punto anche per Alberto Cacace, lui che è uno dei migliori marcatori della Rucker, viaggia a 12 punti e mezzo di media in 27 minuti di utilizzo con il 53% da 2. Intanto Rucker che alza la percentuale, sono passati probabilmente gli 8 secondi, l'arbitro non fischia e quindi c'è l'assist di Ranuzzi per Crespi, canestro in schiacciata
da parte di Crespi, erano probabilmente passati gli 8 secondi, si lamenta molto la panchina di Carrea, di Coach Carrea, per questa mancata fischio dell'arbitro, ma bella la schiacciata di Crespi, tanto esce ancora Gluditis per la bomba, piedi per terra, altra bomba di Gluditis, 2 su 2 per lui in inizio partita, Rucker che prova ancora a mettere la freccia, 9 a 6, il parziale dei primi 2 minuti e mezzo. Fazzi impedito il pick and roll a Crespi da Auxilia, che poi però perde un giro difensivo, ancora Crespi che si trova sotto canestro, trova altri 2 punti, già 6 per Crespi che viaggia a 10 di media a partita in 27 minuti, Crespi che all'andata ne mise 21 nel successo, ricordiamo, l'overtime. Intanto Gluditis, bravissimo per Auxilia, scarico molto buono, l'assist di Gluditis per il facile appoggio di Auxilia, 4 punti anche per lui. Intanto Coach Carrea parla con la sua panchina, probabilmente qualche problema difensivo. Laudoni sale su Fazzi. Gluditis prova ad impedire la ricezione facile. Palla nell'angolo per Crespi. Crespi vuole l'alto basso per Ranuzzi, che trova ancora il fondo della retina. Rucker che si sta facendo beffare dai due centri, del 4 e il 5 dell'Andrea Costa, che ora si mette a zona 2 fronte pari. Zona 2-3 con Di Emidio. Palla un po' ferma. Cacace, eccolo il taglio di Auxilia, buon pallone per Auxilia, gran canestro, difficilissimo, di Tommy Auxilia in virata. Intanto si alza Chiumenti dalla panchina per dare un suggerimento ai suoi giocatori in difesa. Ancora Auxilia contro Crespi, Crespi prova a girarsi, Di Emidio, il raddoppio è falloso. Fallo fischiato all'ex capitano di Roseto. Non d'accordo Di Emidio, rimessa lato per l'Andrea Costa, che deve recuperare 3 punti, 13 Rucker, 10 Andrea Costa, che però non ha ancora fatto entrare in panchina Lucas Auksti-Kalnis, ha giocato praticamente solo i pick and roll tra Ranuzzi e Crespi. Ora palla nell'angolo per Fazzi, tiro ampiamente sbagliato da parte del numero 5, Cacace rischia una palla persa, ma è bravo a servire Auxilia, che finta di andare al ferro, si ferma, serve Gluditis, altra crescent shoot, altro canestro, altro giro, altro regalo, 9, 3 su 3 per Chris Gluditis, 16 a 10, Gluditis con le polveri giuste, intanto ancora Crespi, servito da una bella giocata dell'Andrea Costa con Fazzi, ultimo assistman per la seconda schiacciata in partita di Riccardo Crespi, già a quota 8, ricordiamo che per Crespi sono 10 punti di media a partita, è una grande partenza per lui. Intanto Auxilia giocano consegnati sull'angolo, arriva Di Emidio che prova ad andare al ferro, Crespi commette fallo, il primo fallo della sua partita, fallo piuttosto duro subito da Di Emidio, che comunque si rialza prontamente. Ci sono i primi cambi, cambio per l'Andrea Costa, esce Fazzi ed entra con il numero 12 Corcelli, entra Nunzio Corcelli con il numero 12, 10 punti di media in 22 minuti di utilizzo, col 47% da 2 e il 31 da 3 per Nunzio Corcelli. Intanto segna il primo tiro libero Riccardo Di Emidio, scusatemi, Edoardo Di Emidio, 2 su 2 per il giocatore proveniente da Roseto, ex anche di Bisceglie del 93, play titolare di questa squadra, che ha saltato una buona parte dell'inizio di stagione per i problemi fisici, con però Lorenzo Calbini che lo ha sostituito degnamente, anzi molto più che degnamente. Rucker avanti di 6, 18 a 12. Palla nell'angolo per Corcelli, Corcelli prova a servire Auksti-Kalnis con che si mette in proprio, prova il primo tiro della sua partita, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di squadra premia Auxilia, Auxilia fa partire la transizione con Gluditis che si ferma, spara, il tiro stavolta è sbagliato, tiro in transizione di Chris Gluditis, palla che scheggia il ferro ed esce. Rucker che però sta tirando con 3 su 4 da 3 punti, tutti i tiri di Gluditis, 3 su 6 da 2. Per Andrea Costa c'è il 5 su 5 da 2 punti, finora percentuale perfetta. Intanto c'è un errore in uscita di Auxilia che lascia a Crespi andare al ferro, Ranuzzi chiede l'antisportivo, Crespi invece andrà in lunetta,
per Auxilia c'è il primo fallo. Primo fallo per 4:27 da giocare. Di Emidio a colloquio con coach Carrea. Crespi in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Secondo invece a segno, 9 punti per Riccardo Crespi, gli stessi di Gluditis. Intanto alta la difesa, alta la zona, pressing la squadra ospite che ora si rimette fronte pari. Palla per Laudoni, finta il tiro, va in punta da Auxilia che serve Gluditis, altra bomba di Cristo, volta sbagliata, Cacace vola a rimbalzo, seconda bomba di fila sbagliata da Gluditis dopo le 3 di fila segnate, c'è Calbini sul cubo del cambio. Intanto Oxticalnis sotto per Ranuzzi, raddoppiato Ranuzzi, il piede perno sospetto, ma riesce a servire una bomba per Drocker, poi Crespi lotta a rimbalzo, vediamo di chi è il fallo è di Calbini, di Cacace. Fallo del numero 22 che trattiene Crespi per impedirgli il rimbalzo. Primo fallo anche per Alberto Cacace, il quarto di squadra anche per la Rucker. C'è cambio, esce Laudoni ed entra Calbini. Rimessa in zona d'attacco con Oxticalnis che si alza da 3 punti, il tiro è sbagliato, vediamo il se parte il contropiede Lucarino con Auxilia che si ferma perché Corcelli è bravo ad impedirgli una facile rientro, Cacace va al ferro, il tiro però lo beffa perché trova il secondo ferro ed esce sul cubo del campo Alberto Chiumenti. Tanto Corcelli batte l'avversario in penetrazione, poi dietro la schiena, buona assist per Ranuzzi, la bomba di Alex Ranuzzi, 7 per lui, i punti di Imola, 15 sono tutti di Crespi e Ranuzzi e Imola è di nuovo a meno 2. Di Emidio prova ancora a battere la penetrazione, va al ferro, sbaglia il tiro, quarto tiro di fila sbagliato dalla Rucker. Si va in angolo, pallone per Oxticalnis che stavolta non tira, serve sotto Crespi, giustamente sfrutta i centimetri di Riccardo Crespi che appoggia il tabellone, sono 11 punti per lui, la Rucker non tiene, c'è cambio anche per Perin sul cubo e Costa con un, Andrea Costa con un 6-0 di parziale pareggia, Gluditis però si riprende la scena con un'altra bomba stavolta dall'angolo, quarto tentativo a segno su 6 provati da parte del Lettone. Già 12 per Gluditis, Rucker torna avanti di 3. Drocker, servizio per Corcelli, impedita stavolta la ricezione, Corcelli allora si prende una bomba senza ritmo, gran canestro di Nunzio Corcelli, bella bomba anche quest'anzi, sì da 3, 21 pari. All'inizio il tabellone segnava un canestro da 2 che poi invece è stato modificato in 3 punti. Gluditis batte Corcelli che ovviamente deve uscire forte per impedire un facile tiro da 3 punti, c'è time out, tanto sono i cambi, escono Di Emidio e Auxilia, entrano Perin e Chiumenti, non c'è time out, entrano invece Marangoni per Ranuzzi ed entra anche Lucio Martini per Crespi, i due centroni dell'Andrea Costa che hanno tenuto la partita in equilibrio. Intanto Gluditis sbaglia il primo tiro libero, lui che è un ottimo tiratore dalla linea a 3 punti, ha meno percentuale dalla linea della lunetta, il 65% entrando in questa partita, fa 1 su 2, arriva già a quota 13 comunque Kristaps Gluditis. 2 minuti da giocare ancora nel primo quarto. Drocker con il pallone chiama schema testa, fa uscire Corcelli, poi Oxticalnis impedita la facile ricezione proprio da Gluditis, Oxticalnis 4 secondi, 3 secondi, deve prendere una bomba, si alza tantissimo, gran balzo di Lucas Oxticalnis, primo vantaggio della partita per l'Andrea Costa di Imola, 24-22. Calbini mette palla per terra con il pick and roll di Chiumenti, trattenuto per la maglia.
L'arbitro non fischia. C'è altro cambio, rientra Fazzi proprio per Drucker. Andrea Costa Imola avanti di due punti e anche palla in mano. Drucker che è partita con le marce alte, era 18-12. Da quel momento il parziale è 12-4 per gli ospiti che hanno anche la palla in mano. Fazzi con il pallone. Drucker oggi meno solida del normale in difesa. E Andrea Costa sta approfittando, altro balzissimo di Auksticalnis, altro gran canestro, tira da altissimo Lucas Auksticalnis e il parziale ora è 15-4 per Andrea Costa che è avanti di 5 e sul 18-12 solo 3 minuti fa, chi l'avrebbe detto? Intanto c'è una spallata di Corcelli a Gruditis, ora c'è il fallo ancora del numero 12, primo fallo per lui, Gruditis in lunetta con due tiri liberi. Chiumenti a colloquio con Carrea. Gruditis stavolta segna il primo. Segna anche il secondo, è già a quota 15 Gruditis dopo neanche 10 minuti di gioco. Partenza al razzo di Gruditis che ora tocca anche il pallone, quasi palla recuperata. Tanto Martini mette palla per terra, ancora Auksticalnis, raddoppiato, va nell'angolo da Corcelli contro Perin che abbassa le braccia, fallo di Sebastiano Perin, di nuovo cambio, sul cubo c'è Laudoni, in lunetta Nunzio Corcelli. Corcelli in lunetta con due tiri liberi. ...64% in stagione per lui, il primo tiro è ampiamente sbagliato. Imola che sta tirando molto bene, 6 su 6 da 2, 4 su 8 da 3, segna il secondo tiro libero Corcelli, poi va in panchina, sostituito dal numero 6 Gianmarco Sorrentino. Rucker ha 9 secondi di discrepanza fra il cronometro dei 24 e quello del primo quarto. Sorrentino mette pressione a Gruditis. Gruditis mangia un po' di secondi, poi serve Calbini. Calbini per Chiumenti, palla fuori per Laudoni, palla un po' ferma ora per l'attacco lucherino con Perin che attacca il ferro, si alza per un ottimo tiro da due punti, bella iniziativa personale di Seba Perin, prende il centro dell'area, si arresta dalla linea del tiro libero e buca la retina, Rucker a meno due, palla persa dall'Andrea Costa, ancora la difesa di Gruditis, si arrabbia tantissimo coach di Paolo Antonio con Fazzi. Subito sul cubo del cambio. Entra Ronchini, giocatore della panchina, molto giovane, del classe 2006. Tanto Gruditis parte in penetrazione sulla scadere di 24. Il tiro non va a segno. Finisce il primo quarto. L'Andrea Costa Imola è avanti di due punti alla Zoppa Serena, 28-26. Con un ottimo inizio di partita. Ci sono 11 punti di Crespi, 7 di Raluzzi, 6 di Auksticalnis e 4 di Corcelli. La Rucker è Gruditis che ha quota 15, 6 di Auxilia, 2 di Emidio, 2 Perin e 1 di Cacace. La Rucker tira 4 su 6 da, 2, da 3 punti e 3 su 8 da 2, mentre per i nostri avversari ci sono un ottimo 6 su 6 da 2 e un 4 su 8 da 3 punti. Percentuali altissime, squadre che non stanno ancora difendendo in maniera feroce, infatti coach Carrea in panchina proprio qui vicino a noi non è per nulla soddisfatto, sta alzando di molto il volume della radio. Partita veramente ottima di Riccardo Crespi che è 5 su 5 dal campo e di Ranuzzi
che è 1-1 da 2 e 1-1 da 3, con due tiri liberi a segno, percentuali immacolate per i due giocatori che hanno davvero dato il là all'inizio della partita dell'Andrea Costa, hanno tenuto l'Andrea Costa in galleggiamento, poi è salito in cattedra Lucas Auksticallis con due bombe di fila e anche il canestro di Corcelli, che hanno permesso alla squadra di coach di Paolo Antonio, che era sotto 18-12, di chiudere in vantaggio 28-26 il primo quarto. Si riparte, palla in mano proprio per gli ospiti all'inizio del secondo quarto. Auxilia, Cacace, Calbini, Laudoni e Perin. Questo è il quintetto per coach Carrea. Dall'altra parte rientrano Fazzi, Marangoni, Sorrentino, se non ho visto male, Martini e me ne manca uno, scusatemi, Sorrentino, Martini, Marangoni, Fazzi, e Auksticallis, giustamente, che è entrato direttamente nell'angolo. Intanto Fazzi con molto mestiere spinge via Perin, la palla ora in punta per Auksticallis contro Cacace, che tiene la prima tentativo di penetrazione, si prova un pick and roll Martini contro con Fazzi, la palla invece va a Marangoni, pallone per Auksticallis che batte sul primo passo Cacace, poi però lì in mezzo c'è il raddoppio di Auxilia, il tiro è sbagliato e quindi con il rimbalzo per Auxilia che prova a far ripartire subito la Rucker. Calbini, pallone per Laudoni, Cacace in post passo proprio contro Auksticallis, gira dietro il lituano, la palla per Calbini che non tira, c'è fallo fischiato a Sorrentino, fallo del numero 6 Gianmarco Sorrentino, primo fallo per lui in partita, non ci sono giocatori con due falli finora, fallo fischiato da Giuseppe Scarfò di Palmi, ricordiamo che arbitra insieme a Matteo Migliaccio di Catanzaro, arbitro molto esperto Giuseppe Scarfò. Cacace riceve, lasciato libero Perin di prendersi una bomba a piedi per terra, il tiro è sbagliato però era ben costruito da parte di Seba Perin, lui che ha ottime percentuali da tre punti. Tanto Marangoni, impedita una facile ricezione da Auksticallis, ora riceve molto bene, spara nell'angolo per il tiro, piedi per terra da tre punti di Sorrentino, gran canestro di Gianmarco Sorrentino, più 5 Andrea Costa, torna al massimo vantaggio, la zona 2-3 sta mettendo in difficoltà la Rucker, però Laudoni è bravissimo a batterla e a servire il taglio backdoor di Auxilia per altri due punti, arriva a quota 8 Auxilia. Tanto Perin commette fallo sul tentativo di penetrazione laterale del giocatore in maglia rossa, fallo di Seba Perin. Coach Carrea non è per nulla soddisfatto, continua a guardare a terra e a girarsi verso la sua panchina. Vediamo che la Rucker deve fare ancora a meno di Mauro Zacchigna, che è un'arma tattica importante nello scacchiere di coach Carrea. Tanto c'è fallo fischiato a Calbini, troppa aggressività in quella giocata di Lorenzo Calbini. Sorrentino, anche lui molto giovane, ventenne, play guardia, ex Robur Varese, il numero 6 in maglia rossa, che ha segnato un'ottima bomba. Percentuali dell'Andrea Costa si mantengono a livelli stratosferici. Tanto Fazzi prova a battere Perin, si spazia con la mano opposta, segna un bellissimo canestro Luca Fazzi. Andrea Costa che continua con percentuali davvero importanti, 33-28, un solo canestro sbagliato da due punti, percentuali molto buone anche da tre. Perin stavolta non tira, ancora la zona, Auxilia arma la mano di Laudoni che prova in avvicinamento, il tiro, infrazione di passi di Laudoni. Laudoni si lamenta con l'arbitro, chiamata dell'arbitro Migliaccio che era proprio lì attaccato a Laudoni, gli spiega di aver visto correttamente il piede perno muoversi. Fazzi col pallone, passa la metà campo con Perin che passa dietro due blocchi, Marangoni
Andrea Costa che sta facendo tanti punti con i 2 migliori giocatori di inizio partita in panchina. Altro canestro di Marangoni, Coach Carrea non ne può più, chiama l'ennesimo time out perché Andrea Costa va al massimo vantaggio 35-28 e la Rucker in questo momento è in rottura prolungata, mentre l'Andrea Costa è tantissimo in fiducia. La squadra qui piace andare al ferro, l'Andrea Costa, e lo fa con ottime percentuali, con ottima velocità. In questo momento la squadra di coach di Paolo Antonio viaggia 8 su 9 da 2 punti e 5 su 9 da 3 punti, con 4 su 6 ai liberi, 6 i rimbalzi totali, mentre la Rucker, che ha un rimbalzo in più, viaggia 5 su 10 da 2, 4 su 7 da 3 e 6 su 8 ai liberi. Ma l'Andrea Costa sta giocando decisamente una partita importante, perché dopo l'inizio con Crespi e Ranuzzi sugli scudi, ora è stato tutto il cast di supporto, anche ragazzi molto giovani, a prendere per mano la squadra, squadra che ora è avanti di 7, massimo vantaggio per gli ospiti e massimo vantaggio anche in partita. Sei, 3-5-2-8, rimette il pallone la Rucker dopo il time out di coach Carrea. Perin con la palla in mano per Cacace. Cacace sotto il post basso per Laudoni, in avvicinamento Laudoni, va il ferro Laudoni, canestro e fallo fischiato al numero 14 Marangoni. Buona giocata di Stefano Laudoni, i primi 2 punti della sua partita. Marangoni con il fallo e Rucker che trova un potenziale gioco da 3 punti. Primi tiri liberi in maglia rucherina per Stefano Laudoni. Segna il tiro libero aggiuntivo del gioco da 3 punti. Rucker che si avvicina a meno 4 con Calbini che mette pressione a Sorrentino. Oxticalnis, blocco per liberare il suo compagno. Intanto Marangoni finta il tiro, va nel cuore dell'area, serve Oxticalnis, altro balzo di Oxticalnis, altro canestro di Lucas Oxticalnis, 9 per lui, di nuovo più 7 per l'Andrea Costa che rintuzza ogni tentativo della Rucker. Cacace è liberato per la bomba, piedi per terra, sbagliata. Rucker che sta tirando buoni tiri però che non entrano, mentre l'Andrea Costa tira e segna con percentuali altissime. Intanto Fazzi batte la difesa, poi invece di andare al ferro per paura di essere stoppato scarica nell'angolo, lo scarico però non trova compagni, non paga dazio stavolta la Rucker. Cambio, escono Calbini e Perin e rientrano Di Emidio e Gluditis. 6:45 prima dell'intervallo lungo, Rucker sotto di 7. Andrea Costa si conferma una bestia nerissima per la Rucker, avversario difficilissimo. Di Emidio, Laudoni con Marangoni che impedisce la giocata a Laudoni, c'è fallo ancora del numero 14, secondo fallo di Tommaso Marangoni contro Laudoni. Tanto c'è il cambio, entra Gianmarco Drocker. Drocker in campo con il numero 4. Gluditis riceve la palla, trova Laudoni, cambia lato la Rucker, si torna in punta da Di Emidio. Gluditis esce dai blocchi, finta il tiro con Sorrentino che lo deve tenere 4 secondi 3 secondi, palla sotto per Cacace, fallo in attacco di Gluditis. Gluditis, primo fallo per Gluditis che in penetrazione allarga il braccio, rientra Corcelli,
per il numero 9 Auksti-Kalnis, primo passaggio in panchina per Lucas Auksti-Kalnis, e ancora Andrea Costa con la palla in mano per andare al massimo vantaggio della partita. La Rucker fa una fatica terribile a fare canestro, intanto Sorrentino spinge via Di Emidio, l'arbitro concede quel tipo di azione, intanto è diventato Crespi, che ricordiamo in questo momento ha il suo tabellino immacolato, 5 su 5 dal campo. Ora fa carambolare il pallone su Auxilia, palla fuori con 10 secondi. Luditis si lamenta con l'arbitro per un colpo ricevuto. Tanto Marangoni prova ad andare a ricevere sotto, ma la palla esce per Drocker. Drocker nella gabbia nell'angolo. Crespi 6 secondi, 5 secondi, gira dietro Auxilia, prova ad andare fino in fondo. Il tiro stavolta è contestato ed è sbagliato. È il primo errore del campo per Crespi. Tanto Gluditis non trova il pallone, Sorrentino glielo strappa. Andrea Costa che ha un altro possesso offensivo per migliorare il suo massimo vantaggio. Drocker, la bomba! Senza ritmo, a segno anche per Gianmarco Drocker, e ora è più 10 Andrea Costa, la Rucker che prende 41 punti in casa in 15 minuti, tiro da 2 di Gluditis sbagliato, Auxilia vola a rimbalzo, la palla per Di Emidio, possesso offensivo per la Rucker che è però in difficoltà, intanto è il terzo fallo di Marangoni. Terzo fallo per Marangoni, no, fischiato. Tanto c'è la rimessa per Di Emidio. Di Emidio con Cacace. Non va, c'è il pick and roll. Cacace, scusatemi, è Auxilia lasciato libero con una finta. Trova lo spazio per mettere uno strano Eurostep e andare a canestro. Rucker rompe quota 31 con un canestro trovato da Auxilia. Intanto la palla ha lasciato libero Marangoni per la bomba da tre punti sbagliata. Cacace può andare in contropiede. Libera Gluditis che si prende la bomba senza ritmo, Chris and shoot, altro canestro per lui, 18 per Gluditis, 41-36, la Rucker che è arrivata a meno 10, trova 5 punti di parziale, 4-1-3-6. Tanto Drocker a colloquio con l'arbitro, si lamentava per una spinta non fischiata probabilmente nell'azione precedente. Ora il time out è di coach di Paolo Antonio. Rucker che torna a meno 5, Rucker che è una squadra di parziali, lo conosciamo bene, e quindi Andrea Costa non può lasciare che la squadra di coach Carrea trovi ritmo. Rucker che tira 7 su 13 da 2, 5 su 9 da 3 punti. Per Andrea Costa le statistiche da 2 sono leggermente spostate, ma sono sempre all'80%, 8 su 10, e c'è un irreale 7 su 12 da 3 punti, 1 su 2 di Drocker, 1 su 1 di Corcelli, 1 su 1 di Sorrentino, 3 su 5 di Auksti-Kalnis e 1 su 1 di Ranuzzi. Il tiro da 3 punti di Andrea Costa in questo momento sta facendo tutta la differenza del mondo, e soprattutto sta facendo sì che la squadra ospite abbia segnato 41 punti in un quarto e mezzo. Rucker che deve trovare qualche alternativa se vuole rimanere agganciata in questo inizio di partita. Rimessa per gli ospiti con la Rucker che va in pressione tutto campo. Tre giocatori della Rucker già a pressare nella metà campo dell'Andrea Costa. Corcelli contro Cacace. Pallone difficile per Sorrentino. Drocker, palla in mano, 14 secondi. Drocker sfrutta il pick and roll, poi cerca Crespi, non arriva Crespi, arriva Marangoni, il pallone, Marangoni pesta la linea laterale, altra palla persa, buon scivolamento di Laudoni che impedisce la penetrazione a Marangoni che deve uscire dal campo, rientra Ranuzzi. Ranuzzi e Crespi che hanno dominato l'inizio di partita, ora sono di nuovo in campo insieme. Gente di esperienza, perché Ranuzzi è un 86, Crespi è un 97. Laudoni, palla in mano, si prende una bomba senza ritmo, il tiro va sul secondo ferro, ha provato ad azzannare il momento della partita Stefano Laudoni, tiro però non gli è riuscito. Drocker dall'altra parte, bomba sbagliata e non di poco, prima gli era riuscita senza ritmo, ora Gianmarco Drocker ha preso il primo ferro e quindi riparte la Rucker con Auxilia per Gluditis, altro tentativo di Gluditis da tre punti, tiro sbagliato, vola Di Emidio a prendere il rimbalzo. Rucker che ha preso due bombe senza ritmo, Di Emidio zingarata al ferro di Di Emidio, poi si ferma, Auxilia prende il tiro,
toccato da Crespi, c'è il canestro, c'è il fallo e si va in lunetta col tiro libero supplementare, fallo di Riccardo Crespi, secondo per lui, gran canestro di Tommy Oxilia, anche lui a quota 12, una super partita di Gluditis 18 e Oxilia 12. Oxilia che di solito viaggia a 7.6, Crespi si lamenta con l'arbitro Scarfò. Va in lunetta Oxilia con la sua nemesi, cioè il tiro libero. Infatti lo sbaglia, vola però proprio a prendersi il rimbalzo Oxilia. Va il ferro, segna il reverse. 4 di fila di Tommy Oxilia che segna e subisce il fallo. Sbaglia il libero, si prende il rimbalzo e riporta la Rucker a meno 1. Parziale 9-0 della Rucker dal 41-31 Andrea Costa. Si è alzata notevolmente l'intensità difensiva. Corcelli va in angolo da Ranuzzi che si prende una bomba, piedi per terra, segno! Altro gran canestro di Alex Ranuzzi, 10 per lui. Giustamente battezzato al tiro Ranuzzi, si prende la bomba, Cacace batte Corcelli, gira dietro, mamma, stava rischiando di mettere a segno una magata, Alberto Cacace porta a casa 2 tiri liberi. Secondo di Corcelli. Cacace in lunetta con i 2 tiri liberi. Alberto che ha solo un punto finora in partita con il tiro libero dopo i 28, ricordiamo, dell'andata. Sbaglia anche questo tiro libero, 2 su 3 in partita. Difficile oggi la partita di Alberto Cacace. 0 su 2, 1 su 4 dalla linea della carità per Alberto. Rimangono 4 le lunghezze da recuperare della Rucker. Cacace va a sbattere sul blocco, intanto c'è la bomba da 3 punti di Corcelli. Ancora l'Andrea Costa da 3 punti, sta segnando davvero tutto, ritorna a più 7 con un parziale di 6-0. Laudoni se la prende anche lui la bomba, il tiro è sbagliato, il rimbalzo lungo è di Sorrentino. Trocker finta la penetrazione, va fino in fondo, arma la mano di Sorrentino, stavolta non tira. Si va da Corcelli contro Laudoni, Laudoni tiene di fisico, arriva Di Emidio dietro, tocca il pallone. Peccato perché Calbini non riesce a trovare il pallone, scusatemi, Cacace, è proprio Cacace che esce dal campo e lascia il posto a Vettori. Dall'altra parte escono Ranuzzi, Crespi e Corcelli e rientrano Austicalnis, Martini e Marangoni. Altro pallone per Andrea Costa che ha segnato 47 punti, sono tantissimi. Austicalnis tiene il pallone con un balzo irreale, ha una capacità di elevazione Lucas Austicalnis davvero importante, lo vediamo quando tira. Anche questo è un tiro sopra la testa di Oxilia, stavolta il tiro è corto, poi cerca di andare a prendere il suo rimbalzo, commette il suo primo fallo. Tiri liberi per la Rucker con Oxilia però in lunetta. Rucker che ha tirato parecchi tiri liberi, non sempre con risultati importanti. Segna Oxilia, buono questo canestro, 15 per Tommy. Uno su due per lui. Il secondo anche a segno, 2 su 2 di Tommy Oxilia che arriva a quota 16. Tutta la panchina sorridente perché Oxilia si è girato ridendo con i suoi compagni, intanto è rientrato Vettori, è entrato Vettori, scusatemi, per la Rucker e commette il suo primo fallo, il ragazzo scuola Nutribullet Treviso, 19enne. Andrea Costa avanti 4-7-4-2, 2-17 da giocare prima dell'intervallo lungo. Pallone per Martini e ora Austicalnis passa dietro il blocco del suo giovane lungo, poi si impappina un attimo, riesce a servire la mano di un compagno che prende una bomba, la sbaglia, si lotta a rimbalzo, Vettori può andare in contropiede da Laudoni, Laudoni vuole il ferro, invece appoggia sotto mano, altri 2 punti per la Rucker che quando corre c'è un giocatore fuori dal campo, l'arbitro fischia,
c'era un giocatore fuori campo, Sorrentino, che ha probabilmente problemi alle caviglie. Contropiede bruciante della Rucker, rientra Corcelli, deve uscire Sorrentino. Non c'è nessuno di Imola, eccolo qui che rimette, eccolo il pallone che sta arrivando. Un avvertimento alla panchina di Imola, fa segno l'arbitro Giuseppe Scarfò. Intanto Drocker chiama schema a testa, più tre, palla in mano per gli ospiti. Corcelli contro Vettori, alza una parabola che non è premiata dal ferro. Laudoni recupera il pallone che Martini aveva rimesso verso il centro del campo. Di Emidio prova ad attaccare Drocker, sfondamento di Di Emidio. Di Emidio allo sfondamento, secondo fallo per Di Emidio, rientra Calbini. Sfondamento preso molto bene da Corcelli. Esce Di Emidio, rientra Calbini. Rimessa per Drocker. Anzi, Drocker ha preso lo sfondamento, chiediamo scusa. Si pulisce il parquet della Zoppa Sarena dopo la caduta di Gianmarco Drocker. Coach Carrea dà indicazioni a Gluditis, motore di 18 punti in un primo tempo molto molto buono, soprattutto grazie alle 6 bombe già segnate. Gluditis va a sbattere sul blocco di Martini, che poi ha buona posizione a rimbalzo, ma vola Laudoni a prendere il pallone sul tiro sbagliato da Drocker. Gluditis prende il ferro, arriva al ferro Gluditis, arriva già al ventello nel primo tempo Chris Gluditis. Vediamo anche le sue percentuali. Qui c'è 5 su 8 da 3, 3 su, 4 su 5 da 2. Auksti Kalnis non si fida del tiro, vuole il pick and roll con Martini, con la Gluditis che impedisce la ricezione. La palla è in mano alla Rucker e ora l'Andrea Costa è in rottura, lei prolungata dopo aver rintuzzato il tentativo di recupero della Rucker. Rucker che è tornata ampiamente a contatto, un punto di svantaggio e palla in mano. Vettori esce dai blocchi, numero 12 contro numero 12 con Corcelli, serve Laudoni che prende il centro dell'area, riserva il pallone per Vettori che si gira, prende il tiro dalla linea del tiro libero, lo sbaglia, taglia fuori Di Martini su Xilia. Andrea Costa perde un pallone sanguinoso con Drocker che serve Gluditis, il pallone per Calbini al ferro, assist di Gluditis per Calbini, primi due di Lorenzo, Rucker avanti, time out, coach di Paolo Antonio che avrà ancora e non avrà l'ultimo possesso perché mancheranno 2 secondi per la Rucker per provare un ultimo tiro. Rucker che è andata avanti di 1, 4-8, 4-7, un primo tempo ad altissime percentuali con difese forse non troppo brillanti. Rucker 12 su 19 da 2, 5 su 12 da 3, tutti di Gluditis, 9 su 14 ai liberi. Andrea Costa è 8 su 11 da 2, 9 su 18 da 3 punti e 4 su 6 ai tiri liberi. I rimbalzi sono 11 a 17, la Rucker è lì che ha fatto la voce grossa con 6 rimbalzi offensivi e 4 di Auxilia, è una specialità della casa. Sono 13 canestri assistiti dalla Rucker, 9 dall'Andrea Costa. Parziali dicono 11 Crespi, 10 Ranuzzi, praticamente tutti all'inizio partita, poi molto distribuiti i punti degli ospiti, Auksti Kalnis 9, 3 Drocker, 2 Marangoni, 7 Corcelli, 2 Fazzi e 3 Sorrentino. La Rucker ha il ventello di Gluditis e 16 da Auxilia, 5 di Laudoni, 2 di Calbini, 2 di Emidio, 1 di Cacace, 2 di Perin. Diciamo che la Rucker, a differenza del solito, quando spalma molto i punti su tutto il quintetto, in questo momento ha 2 giocatori su tutti. Ora è in panchina Gluditis, è in panchina di Emidio, Cacace, Vettori, Calbini,
Laudoni e Auxilia a difesa di questo ultimo possesso del quarto per l'Andrea Costa, che a Corcelli, Ranuzzi, Drucker, Austicallis e Marangoni. Ranuzzi batte il suo uomo, trova una bomba in angolo l'Andrea Costa, ma è sbagliata, e quindi Rucker ha tutto il tempo per un'azione offensiva con Cacace, che prova ad andare a ferro contro due, trova il fallo con il fallo di Corcelli, fallo del numero 12, e tiri liberi per Alberto Cacace. Terzo fallo fra l'altro di Nunzio Corcelli. Cacace che oggi ha litigato con il tiro libero. Lascia 2 secondi e 7 decimi all'Andrea Costa. Sbaglia ancora 1 su 5. Incredibile 1 su 5 di Cacace, che segnava il 78% in entrata in questa partita. Segna il canestro del più 2. Ultimo possesso, 2 secondi, 1 secondo, arriva dopo la sirena il tiro libero di Cacace, chiude il primo quarto, un primo quarto a punteggio altissimo, 4-9-4-7 dopo i primi 20 minuti per la Rucker. Partita dai due volti, è partita fortissimo la Rucker, Andrea Costa ha giocato benissimo nella parte finale del primo quarto e per metà del secondo quarto, arrivando anche al più 10 di vantaggio, 4-1-3-1. Poi la Rucker ha ricominciato a giocare, ha ricominciato a trovare canestri, è ritornata ampiamente in partita con un 9-0 di parziale che l'ha portata a meno 1, e un altro 6-0 per l'Andrea Costa e un nuovo 9-0 della Rucker. Tre parziali hanno contraddistinto la fine di questo secondo quarto, la Rucker lo chiude in vantaggio 4-9-4-7. Noi ci rivediamo dopo la pausa per l'intervallo per qui dalla Zappa Sarena per Rucker San Vendemiano, Andrea Costa Imola. A dopo. Torniamo in diretta dalla Zappa Sarena di Conegliano, 23esima giornata della Serie B Girone B. Qui la Rucker è avanti di 2 punti, 4-9-4-7 contro l'Andrea Costa di Imola. Vediamo un po' di statistiche di un primo tempo dominato dagli attacchi sulle difese, perché insomma in 20 minuti segnare così tanti punti per le due squadre è stata sicuramente un'ottima, diciamo un ottimo esercizio balistico. Le statistiche dicono che la Rucker è 17 su 31 dal campo, con 12 su 19 da 2, 5 su 12 da 3, 10 su 16 ai liberi, con 18 rimbalzi di cui 6 offensivi. L'Andrea Costa tira 17 su 30 dal campo, 8 su 11 da 2, 9 su 19, molto buono, da 3 punti, 4 su 6 ai liberi, con 11 rimbalzi di cui 1 solo offensivo e 9 canestri assistiti. Per Andrea Costa spicca la partita finora perfetta di Alex Ranuzzi, 10 punti con 3 su 3 dal campo e anche 2 tiri liberi, 2 rimbalzi e un assist per lui. Dall'altra parte il Ventello in 20 minuti di Gluditis, 6 su 11 dal campo con 5 su 8 da 3 punti, 3 rimbalzi e 3 assist e un plus minus di 6 punti per lui. Altri marcatori di partita, ci sono 16 per Auxilia, 5 per Laudoni, 2 per Didi Emidio, Perin, Cacace e Calbini per la Rucker. Dall'altra parte 11 Crespi, 10 Ranuzzi, 9 Austicallis, 7 Corcelli, 3 Sorrentino e Drucker, 2 Fazzi e Marangoni. Ci sono alcune statistiche interessanti come quella dei punti in area. Nel primo quarto l'Andrea Costa ha segnato 12 punti in area contro 4 della Rucker. A fine del primo tempo i punti in area della Rucker sono 18 contro i 14 di Imola. La Rucker segna 9 punti da secondi tiri contro 0 dell'Andrea Costa e segna 10 punti in contropiede contro l'unica bomba segnata in transizione da parte degli ospiti. È una partita che ha vissuto di momenti, perché la Rucker è partita 18-16, poi l'Andrea Costa ha giocato benissimo a cavallo dei due quarti, poi ci sono state a fine del secondo quarto 3 parziali, prima un 9-0 rucherino per tornare in partita a meno 1, poi un 6-0 dell'Andrea Costa per tornare a più 7 sul 47-40 e poi l'ultimo 9-0 finale della Rucker, che ha fatto sì
che la squadra di Coach Crea, comunque arrabbiatissimo durante tutto il primo tempo per la scarsa difesa dei suoi, chiudesse il primo tempo in vantaggio di 2 punti. Ricordiamo anche i grigi di giornata, che sono Giuseppe Scarfò di Palmi e Matteo Bigliaccio di Catanzaro, hanno arbitrato molto bene, ovviamente qualche piccola protesta da parte delle due panchine, ma non sarebbe pallacanestro senza qualche protesta dei due allenatori durante la partita. Hanno arbitrato in maniera decisa e hanno sempre dato l'idea di prendere subito la decisione senza tentennamenti. Questo ovviamente aiuta a stemperare gli animi, come anche il fatto di aver parlato molto con i giocatori in campo dopo i fischi per spiegare la loro decisione. Si riparte quintetto lucherino, Gruditis di Emidio Auxilia, Laudoni Cacace, dall'altra parte vediamo rientrare Fazzi per primo. Ancora a colloquio con coach di Paolo Antonio, rientra anche Ranuzzi, Auxticalnis, Drucker e probabilmente Crespi, e sarebbero gli stessi quintetti che hanno iniziato la partita. La palla per la Rucker, la palla per Kristaps Gruditis. Ripartono gli ultimi 20 minuti di partita, vedremo se stavolta le difese avranno un po' la meglio sugli attacchi o le percentuali continueranno ad essere di tutto rispetto. Si parte, buona visione ai telespettatori di LNP Pass, ai tifosi dell'Andrea Costa Imola e a quelli della Rucker San Vendemiano. Laudoni con il pallone per Di Emidio, pallone un po' ferma, Auxilia. Stanno con adattamenti, intanto Calbini, anzi Cacace, scusatemi, batte Crespi, arriva al ferro, gran canestro di Alberto Cacace, che ricordiamo dopo i 28 punti della gara d'andata è fermo ai 2 punti dei tiri liberi, però 2 su 6 per lui. Bel canestro di Cacace che batte Crespi sulla linea laterale e trova il fondo della retina. Fatti il raddoppio di Auxilia con Crespi che mette palla per terra, prova a virare, raddoppiato, butta per aria una preghiera, fallo di Emidio. Terzo fallo dell'ex capitano di Roseto. Di Emidio prova a parlare con l'arbitro Migliaccio che gli ha fischiato il terzo fallo. Ancora spiega il suo movimento difensivo che secondo lui era congruo. Tanto Drucker, cambiato per Ranuzzi che mette la palla in mano a Fazzi per una bomba, piede a terra, ancora segno l'Andrea Costa. Altro canestro da 3 punti e Andrea Costa torna a -1. Assist di Ranuzzi che fa un'altra cosa positiva al referto della sua ottima partita. Laudoni finta una palla consegnata, la mette a Auxilia, ancora la zona di Imola con Cacace che segna un altro canestro. È entrato con un altro spirito Alberto Cacace dopo un primo quarto e un secondo quarto anche piuttosto sonnecchiosi. È entrato con voglia di incidere su questa partita, lui che è uno dei migliori giocatori della Rucker. Intanto Auxticalnis, lasciato colpevolmente solo sotto canestro, trova 2 punti importanti, il 10° e l'11° della sua partita, lui che viaggia a 16 punti di media. E Andrea Costa è di nuovo a -1, ancora Auxticalnis contro Cacace, ora Laudoni porta il blocco al suo compagno, serve Gruditis, la palla rimane lì ma Laudoni la trova, Gruditis finta il tiro, raddoppiato, 4 secondi, palla nell'angolo per Cacace, per Di Emidio che trova la bomba, a segno dall'angolo, il canestro è valido e c'è però fallo in attacco, canestro valido di Di Emidio ma fallo in attacco di Laudoni che spinge l'avversario. Laudoni dice anche lui aveva il braccio alto, c'è comunque fallo per Laudoni dopo la bomba, secondo per Laudoni. Arbitri al tavolo, fallo del numero 8 Stefano Laudoni, arbitri a colloquio con il tavolo, canestro valido, fallo, arriva la paletta, secondo fallo per Laudoni, tutto confermato come dicevamo, 8-0-8 da giocare, la bomba di Di Emidio, che comunque è un ottimo tiratore da 3 punti, creiamo per lui prestazioni importanti al tiro, Fazzi si spazia, tira da 3 punti, sbaglia, stavolta il pallone è toccato da Ranuzzi, finisce nelle mani di Gruditis e la Rucker può ripartire con la palla verso Di Emidio.
Sono con adattamenti ancora per i nostri avversari. Gluditis gira attorno ai pick and roll, serve la palla per Laudoni che non tira. 6 secondi, 5 secondi di Emidio, va al ferro da dietro, arriva il fallo di Aukštikalnis. Fallo per Lucas Aukštikalnis, è il secondo per lui, due tiri liberi per la Rucker con Di Emidio che va al ferro e trova una buona penetrazione colpita da fallo. Rucker che ha stretto un po' le maglie difensive. Battezza molto il tiro da fuori di Imola, intanto Di Emidio segna il primo tiro libero. 2 su 2 per Edo Di Emidio, mini parziale 5-0, tutto suo, e 5-8-5-2 il vantaggio rucherino con Fazzi in palleggio. Drocker non esce facilmente dalla pressione di Gluditis, palla in punta per Ranuzzi. Aukštikalnis, 5 secondi, 4 secondi, Ranuzzi in avvicinamento contro Cacace, tira in allontanamento a canestro, il tiro è sbagliato, sono in tre a difendere, ora parte subito il contropiede lucherino, Christian shoot di Gluditis, solo cotone, 3 punti ancora per Gluditis, 23 in partita, più 9 Rucker. Grandissimo contropiede in transizione della Rucker, Gluditis si alza da 3 punti, trova solo il cotone a toccare il cuoio del pallone, più 9 Rucker, 6-1-5-2 e time out per coach di Paolo Antonio, perché giustamente la sua squadra, infatti ora è molto arrabbiato il coach dell'Andrea Costa, lo vediamo sbattere per terra la cartellina, davvero arrabbiatissimo con i suoi ragazzi, continua a urlare. Non gli è piaciuta probabilmente l'azione offensiva, perché vediamo indicare sotto il canestro della Rucker, time out con i volumi della radio altissimi, quelli di coach di Paolo Antonio. Rientrano in campo i giocatori ospiti dopo una classica fonata alla Alex Ferguson da parte del loro coach. Palla in mano a Ranuzzi che parla con l'arbitro Migliaccio, ancora fa segno di aver subito probabilmente una spinta che non gli è stata fischiata. Si riparte, Imola deve recuperare 9 lunghezze. Palla per Drocker, gioca il pick and roll con Crespi che mette palla per terra contro Auxilia, arriva il ferro, Auxilia tiene di fisico, poi Crespi trova il suo pallone e Auxilia commette il fallo. È il secondo fallo per lui, Riccardo Crespi andrà in lunetta con due tiri liberi, stavolta Crespi è andato in avvicinamento a canestro in maniera molto più consistente come all'inizio della partita. 1 su 2 il primo viaggio nella linea del tiro libero per lui, vediamo come andranno questi altri due tiri liberi. Assegno il primo, muove il referto che era fermo a quota 11 da tanti tanti minuti. È 2 su 2 per Riccardo Crespi, 13 nella sua ottima partita fin qui. Andrea Costa torna a meno 7, tanto c'è fallo di Drocker che impedisce a Di Emidio di servire Cacace. Secondo per Gianmarco Drocker, 23enne, play guardia, ex Legnano Knights, PL Livorno e Crema, 12 febbraio 2001. Non si fa... Pallone per Gluditis, Gluditis arriva da Auxilia che gira per Di Emidio che non tira, gira la palla molto veloce nell'attacco lucherino, ma stavolta il passaggio di Cacace è un pochino troppo complicato e non è ricevuto da Auxilia, prova a correre un po' l'Andrea Costa in contropiede, va da Ranuzzi in post basso contro Laudoni, Laudoni tiene di fisico, Ranuzzi si ferma, si gira, prova un gancione vecchia scuola, Laudoni stavolta vince duello difesa-offesa con anche il rimbalzo, Chiumenti sul cubo del cambio, altro, questo è il shoot di Gluditis, c'è fallo, fischiata la difesa sul tiro, fallo di Fazzi. Esce Tommy Auxilia, rientra Chiumenti,
il fallo di Fazzi non era sul tiro di Gluditis, quindi rimane il terzo fallo di Fazzi, ma è solo rimessa laterale per la Rucker. Non ci sono tiri liberi. Di Emidio, Chiumenti a ricevere e poi il consegnato in handoff per Gluditis. Gluditis palla per terra contro Fazzi che prova a tenere di fisico, c'è fallo di Chiumenti che allarga il piede. Fallo in attacco di Chiumenti, primo fallo per il 36enne centro della Rucker che oggi non ha avuto molti minuti in campo. Ricordiamo che la Rucker mercoledì sarà in campo ancora qui in casa contro Taranto, mentre Imola avrà un back to back fuori casa contro Chieti. Mercoledì 14 quindi. Tanto Drocker passa dietro i blocchi, arriva fino in fondo. Fallo di Chiumenti sulla penetrazione di Drocker. Bonus esaurito dalla Rucker e quindi Gianmarco Drocker andrà in lunetta con i tiri liberi, lui che è un ottimo tiratore della lunetta, 48 su 51 in stagione. Primi tiri liberi della partita. Ed Andrea Costa che può ridurre ancora lo svantaggio. Tiro libero a segno per Drocker. Quarto punto, ne ha un altro per far arrivare i suoi a meno 5. 5.54 da giocare in questo terzo quarto. 2 su 2 di Gianmarco Drocker, 5 per lui, meno 5 per Andrea Costa che alza la difesa dopo la, il time out molto concitato da parte di coach di Paolo Antonio. L'Andrea Costa è in parziale di 4-0. Gluditis con il pallone, toccata la palla da Corcelli, fallo di Corcelli, se non ho visto male è il quarto fallo di Corcelli, quarto fallo di Nunzio Corcelli, problema falli per lui, non è cambiato comunque da coach di Paolo Antonio che lo lascia in campo. Chiumenti sale a ricevere il pallone, il consegnato per Di Emidio che gioca il pick and roll con il suo numero 7 che poi però va troppo sotto il ferro, non riesce a ricevere. Gluditis palla per Di Emidio, 3 secondi, 2 secondi, va il ferro, Di Emidio a segno, zingarata di Edoardo Di Emidio, 9 per lui. La Rucker torna a segnare, torna più 7. Drocker col pallone, Crespi per Auksticalnis con Cacace che mette le mani sul cuoio, poi tocca per ultimo, lascia 12 secondi all'azione offensiva degli ospiti in maglia rossa. Buon tentativo di Cacace, rimessa di Corcelli, sale Ranuzzi a ricevere. Drocker con Chiumenti, spinto via, c'è ovviamente Crespi sotto canestro da solo, prova Cacace a recuperare il canestro di Riccardo Crespi. Torna a fare punti il centrone con il numero 33 degli ospiti. Gluditis, eccolo il pick and roll per Chiumenti, che inchioda la bibole, primi due in partita per Alberto Chiumenti, grande assist di Gluditis. Altra cosa significativa di Chris Gluditis, tanto Drocker con il cameriere fino in fondo, deposita due punti in fondo alla retina. Di Emidio può andare in zingarata al ferro, non tira, Cacace da due, a segno, tiro da due punti di Alberto Cacace. Canestro da due punti, l'arbitro dice che è da due punti, infatti il tabellone segna tre, ma non è da tre punti quel tiro, è da due. Intanto Auksticalnis sbaglia il tiro, attenzione Laudoni si ferma. Parla nell'angolo per Laudoni che non tira, Chiumenti prova a spostarsi, lascia troppo il pallone aperto, c'è una palla contesa. Palla contesa, attenzione perché c'è un... Attenzione che bisogna andare al tavolo. Intanto c'è fallo di Chiumenti. Fallo di Chiumenti e quindi è il terzo fallo di Chiumenti in pochissimo tempo. Esce Gluditis ed entra Calbini.
Terzo fallo per Chiumenti in pochi minuti, tiri liberi per Andrea Costa con Ranuzzi in lunetta. ...3.56 da giocare, Alex Ranuzzi in lunetta. Sbaglia il primo. Ranuzzi tantissimi anni in giro per i parquet di mezza Italia. In A2 a Forlì, secondo anno all'Andrea Costa, arriva da 100, Vivai Ozzano, ma tante tante squadre passate dall'espertissimo giocatore con la maglia numero 11. Secondo tiro libero per riportare l'Andrea Costa a meno 6. Segna il secondo Ranuzzi, 11 per lui. Ancora pressione tutto campo dell'Andrea Costa con Di Emidio, richiama schemalato, sale Cacace per ricevere, Laudoni libero in angolo, ovviamente sfidato al tiro, Chiumenti finta il tiro, vada che da Calbini che attacca forte il ferro, viene fermato in tentativo di stoppata che però non è regolare da Crespi e quindi va in lunetta con due tiri liberi, terzo fallo anche per Crespi, si stanno caricando di falle. Intanto c'è Vettori sul cubo del cambio per Di Emidio. Calbini in lunetta con due tiri liberi. Di Emidio trattenuto a galla la Rucker in un momento in cui faceva un po' più fatica a far canestro con una bomba e con altri punti importanti. Di Emidio che ha quota 9 in partita. Lo Calbini in lunetta. Il primo è sbagliato. Secondo invece a segno, terzo punto in partita per Lorenzo Calbini, Rucker che torna a più 7, palla in mano all'Andrea Costa. Crespi con Chiumenti, con tre falli che lo prende, grande assist di Crespi per il taglio fortissimo di Fazzi al ferro, Fazzi a quota 7 punti, bellissima giocata, torna a zona 2-3, e l'Andrea Costa di Imola che è tornata a meno 5. Rimasta sempre lì Andrea Costa in tutto il secondo quarto. Calbini ha una bomba, piedi per terra, la deve prendere e la segna. 6 per Lollo Calbini, lui che ha un'ottima percentuale da 3 punti, che si prende anche buoni tiri. Auksti Kalnis da 3 punti per rispondere, sbaglia, rimbalzo Chiumenti e Cacace. Rucker prova a correre in contropiede, Cacace per Laudoni e il ferro, a segno di la transizione della Rucker. Assist per Laudoni e Laudoni segna il massimo vantaggio rucherino, più 10. Crespi raddoppiato Auksti Kalnis, vediamo se si prende lui il tiro. Ancora sotto per Crespi che spinge via Chiumenti, bel canestro di Riccardo Crespi, 19 per lui. Si sta appoggiando al suo centro l'Andrea Costa come ad inizio partita. 7-3-6-5, partita con punteggio altissimo. Calbini palla sotto per Chiumenti, Chiumenti nell'arma la mano di Cacace che finta il tiro con Marangoni che lo tiene, poi si torna fuori da Chiumenti, palla per Calbini, Calbini finta il tiro, va in penetrazione, arriva il ferro, sbaglia il tiro, la palla per Chiumenti che la prende, pulisce il piatto, segna due punti con la scarpetta, torna a più 10 la Rucker. E giocata importantissima di esperienza siderale da parte di Alberto Chiumenti che ora impedisce a Crespi di andare velocemente al ferro. Eccolo il pick and roll con Calbini che con Chiumenti che cambia, la bomba se la prende Ranuzzi, sbaglia il primo tiro della sua partita, poi Crespi manda per terra Chiumenti, Calbini prova a partire in contropiede, Chiumenti si fa dare il pallone e poi prova ad andare in post basso, la palla arriva a Laudoni, Laudoni finta il tiro, serve Vettori nell'angolo per la tripla, piedi per terra, 3 punti anche per il ragazzo scuola Treviso e la Rucker ora vola a più 12, 7-7-6-5. Fazzi ancora prova ad andare al ferro, stavolta prende il palo, poi deraglia su Chiumenti, intanto va in contropiede la Rucker, c'è fallo di Ranuzzi, fallo di Ranuzzi a fermare il contropiede della Rucker. Tutti a chiedere un fallo antisportivo che non viene segnalato.
cambi intanto per la squadra di coach di Paolo Antonio, fallo del numero 11, terzo fallo intanto anche per Alex Ranuzzi, time out per coach di Paolo Antonio che vuole parlarci un po' sopra perché la Rucker sta scappando e ovviamente il coach ospite non vuole che la squadra di casa vada via nel punteggio. È vero che mancano ancora tanti minuti, manca 1 minuto e 08 alla fine del terzo quarto, poi manca tutto l'ultimo quarto di gioco. Tanto anche oggi una buona cornice di pubblico qui alla Zoppa Sarena, circa 1 migliaio di tifosi accorsi per questa 23esima giornata. Ricordiamo che la Rucker sarà qui ancora fra 3 giorni, mercoledì prossimo. I parziali 23 di Gruditis, che ne ha segnati 3 soli nel secondo tempo dopo i 20 del primo tempo, 16 di Auxilia, 9 di Diemidio, 8 di Cacace, che sono cresciuti in maniera esponenziale invece insieme a Laudoni a quota 7, 4 di Chiumenti, 6 anche di Calbini, 2 di Perin, 3 di Vettori per la Rucker, dall'altra parte 17 di Crespi, 11 per Austi, Cannis e Ranuzzi, 7 per Drocker, Fazzi e Corcelli, 3 per Sorrentino, 2 per Marangoni. 4, 5, 2, 7, 22, 12. Ospiti che hanno un po' sporcato le loro percentuali, sono 9 su 17 ora da 3 punti, 19 su 27 da 2 e 13 su 20 ai tiri liberi. Questa è la Rucker. Per quanto riguarda invece l'Andrea Costa è 10 su 24 da 3 punti, 13 su 20 da 2 e 9 su 12 dalla linea del tiro libero. Intanto Cacace torna in lunetta, oggi solo 2 su 6 finora, segna però questo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimane 1 su 2, 3 su 7, 7, 9, 6, 5, aggiornato comunque il massimo vantaggio della Rucker. Intanto Drocker, servito molto bene, si prende una bomba, piedi per terra, sbagliata, vola Martini a rimbalzo, bel rimbalzo conquistato, Fazzi si prende lui la bomba, la sbaglia ancora e ora le percentuali dell'Andrea Costa sono crollate e quello che prima era erano percentuali importanti che consentivano all'Andrea Costa di rimanere in partita e anche in vantaggio, ora non consentono più questo e la Rucker sta andando via nel punteggio con Calbini che si ferma dalla linea del tiro libero dopo aver veleggiato tra le due linee della zona dell'Andrea Costa, trova il fondo della retina. Ora sono 16 i punti di vantaggio della Rucker che in un amen è volata via. Però c'è fallo in attacco di Augusti Calnis che spinge Calbini e anche Cacace. Cacace vola a terra, il fallo di Augusti Calnis è proprio su Alberto Cacace, rientra Kristaps Gruditis, esce Laudoni, fuori Laudoni, entra Vettori, terzo fallo anche per Lucas Auxticalnis che è a quota 11 in partita ma con percentuali non proprio ottime, 1 su 2 da 2, 3 su 8 da 3 punti. Ora vola a terra proprio Auxticalnis, intanto Gruditis con il pallone ancora prova ad attaccare il suo avversario, palla per Calbini da 3 punti, caldissimo Lorenzo Calbini, che terzo periodo di Calbini, 11 punti per lui, finisce il quarto con la Rucker in vantaggio di 19, 8-4, 6-5. Mamma che tirata che ha fatto la Rucker, parziale di 11-0 a finire il terzo periodo, grazie soprattutto a un Lorenzo Calbini che si è preso in mano offensivamente la squadra. Vediamo anche le sue statistiche, grazie al sito di LNP Pass che ci permette, grazie al netcasting, di vedere in tempo reale. Sono 2 su 3 da 2 punti, 2 su 2 da 3 punti, 1 su 2 dalla linea della carità. Ha sostituito come eroe di giornata al tiro Crespi, che aveva cominciato alla grandissima, e anche Ranuzzi per l'Andrea Costa. Invece per la Rucker ha preso veramente tanti tiri, ma insieme a Cacace che all'inizio del terzo quarto hanno fatto cambiare l'inerzia della partita dopo che Gruditis e Auxilia per la Rucker avevano determinato il punteggio nei primi due quarti.
Kluker che viaggia con 15 punti in contropiede, 11-2 i punti da secondi tiri, e queste sono statistiche importanti. Tira col 65% dal campo, 30 su 46 alla fine del secondo periodo. La Rucker tirava col 54%, quindi è cresciuta in maniera esponenziale la squadra di coach Carrea, che tira un ottimo 10 su 18 da 3 punti. Era 5 su 12, vuol dire che è un 5 su 6 nel terzo periodo, che la Rucker finisce, quindi regala come inizia il quarto periodo avanti di 19 punti, 8-4-6-5. Trocker con la palla in mano, Andrea Costa in campo con Martini, Marangoni, Auksticalnis, Sorrentino e Trocker. Intanto vediamo che coach Paolo Antonio si è seduto in panchina e lascia che sia il suo vice allenatore a dare le indicazioni. Coach di Paolo Antonio rischia il fallo tecnico, ora si rimette lui sulla sideline. L'arbitro Matteo Migliaccio va a parlare in maniera anche molto pacata, devo dire, con il coach di Paolo Antonio. Tanto Drocker con Calbini che gli impedisce la penetrazione, palla per Sorrentino, Auksticalnis contro Vettori, Vettori non tiene di gambe e Auksticalnis guadagna un fallo per la sua squadra. Intanto Martini dà il cambio a Crespi, fallo per Vettori, è il secondo fallo per lui, primo fallo del ultimo periodo. Sorrentino, palla in mano, rimessa verso Drocker con Vettori che si spalma sui blocchi, va al cambio. Drocker zingareggia, prova a trovare un compagno, invece trova la difesa della Rucker che si chiude, Cace in contropiede, fallo antisportivo fischiato all'Andrea Costa, al numero 4 Drocker. L'arbitro fa segno di aver colpito l'avversario alle spalle. Drocker continua a dire che non è successo assolutamente così nella ricostruzione dell'arbitro. L'arbitro unisce le mani sopra la testa, fallo antisportivo. Due tiri liberi e palla per la Rucker. Cacaccia in lunetta. Dopo il 3 su 7 di questa partita, è incredibile. Cacaccia a segno. Primo tiro libero e doppia cifra per lui. Secondo a segno, 11 per Alberto Cacace. 5 su 9 dalla lunetta. Palla in mano alla Rucker con Vettori, tanto si ride in panchina. Luditis, palla in mano. Luditis va al ferro, zingarata, palla fuori per Calbini, per Vettori, bomba, piedi per terra sul secondo ferro, sbagliata, vola Calbini a rimbalzo, c'è fallo, vediamo, fischiato a chi? A Drocker ancora? No, Chiumenti, è fallo numero 4 di Alberto Chiumenti, fallo in attacco per Alberto Chiumenti, 13-0, intanto il parziale aperto Rucherino, a cavallo dei due quarti. L'arbitro Scarfò va a parlare con coach di Paolo Antonio. 9-20 da giocare, più 21 per la Rucker. Rimessa dopo che si è terminato di pulire il parquet della Zoppa Sarena. Rimessa nelle mani di Gianmarco Drocker. Sorrentino. Passa Gluditis, il pallone per Calbini che non riesce a trovare la palla contro Auksticalnis. Crespi gira molto bene, no look nell'angolo per Drocker che sbaglia il tiro ancora. Auksticalnis il tiro lo prende, lo sbaglia anche lui. Cacaccia a rimbalzo. Andrea Costa ora ha decisamente è in difficoltà con le percentuali. Qui Calbini esagera, toccato da dietro il pallone. In transizione la bomba di Marangoni, sbagliata anche questa, e dopo l'incredibile inizio con 7 su 12 alle bombe, ora l'Andrea Costa non segna più.
8.43 da giocare. Gluditis, catch and shoot, anche la sua è sbagliata. Momenti di basket non indimenticabili. Intanto Cacace vola a rimbalzo. Coach Carrea parla con la sua panchina. Diciamo primo minuto e 20 del quarto periodo che non resterà nella storia del gioco. Corcelli con 4 falli in campo. Le squadre devono anche comunque pensare che mercoledì sono di nuovo in pista. Ricordiamo la Rucker qui a San Vendemiano, Andrea Costa in un back to back, come dicevamo in trasferta. Vanno a Chieti gli uomini di coach di Paolo Antonio. Fallo di Cacace. Anzi a Vettori, fallo di Vettori. Terzo fallo per Vettori. Sorrentino rimette per Corcelli. Cacace scippa il pallone, va in contropiede, va al ferro, sbaglia il tiro e la palla non vuole entrare. Palla tre volte sui ferri e non entra. Allora dall'altra parte Corcelli va al ferro e segna. Si fa anche male Corcelli. Canestro di Corcelli in contropiede. Rucker che sembrava aver messo dentro il canestro prima in due occasioni, prima con Cacace e poi con Chiumenti. La palla ha ballato sui ferri e poi il contropiede ha dato la possibilità ad Andrea Costa di segnare. Ora un'altra palla recuperata sul blocco del passaggio di Chiumenti. Gira molto bene la palla per Andrea Costa. Auksticalnis, altro gran balzo di Lucas Auksticalnis, che tira da un'altezza siderale. Veramente ha una capacità di balzare prima del tiro sul jump davvero imponente. Lucas Auksticalnis anche in questo caso dalla linea del tiro libero si prende un gran balzo, trova il fondo della retina e Andrea Costa torna a meno 17 con un parziale di 4-0. 8-6-6-9 in questo momento è il punteggio. Rucker che si è comunque fermato offensivamente. Ha bisogno coach Carrea di parlarci su. Devo vedere le statistiche da tre punti dell'Andrea Costa, ancora è 10 su 29. In stagione l'Andrea Costa tira 9 su 27 di media, quindi più o meno la media è quella. Siamo poco meno del 30% contro il 34% in stagione. 7 minuti e 39 da giocare. Dunque che è stato solo 2 punti in questo inizio di quarto periodo. E tutti da tiro libero. Di Emidio prova a battere Auksticalnis, fallo in attacco di Chiumenti, fouled out Alberto Chiumenti, quinto fallo per lui. Chiumenti ha litigato molto con il metro arbitrale, fouled out in una partita non positivissima per il nostro capitano. Deve rientrare Tommy Auxilia. Corrucciato Alberto Chiumenti, d'altronde con la sua esperienza. Intanto Crespi libera una linea di penetrazione molto buona a Sorrentino, che poi però sbaglia il tiro. Laudoni si prende il rimbalzo, bel movimento di Sorrentino sulla linea laterale sfruttando il blocco di Crespi. Pick and roll di Auxilia con Di Emidio. Poi non c'è la linea di passaggio, la palla va a Gluditis che apre la scatola. Trova Di Emidio che si prende un tiro allo scadere dei 24 con il fallo subito da Sorrentino e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Fallo da dietro da parte di Sorrentino. Fallo fischiato da Auksticalnis. Sbaglia Di Emidio il tiro. Uno su due per Di Emidio.
anche lui in doppia cifra. 5 giocatori lucherini in doppia cifra. Intanto Corcelli si prende una bomba, tiro sbagliato con Laudoni che gli impedisce un facile tiro. Rimbalzo di Emidio per Auxilia. Intanto Gluditis va al ferro, segna, fa vedere il braccio, arriva a quota 25 Chris Gluditis. Dall'altra parte è Marangoni a andare al ferro e segnare. Ora ovviamente le difese sono molto molto larghe. 8-9-7-1 il punteggio. Ancora Gluditis in zingarata, serve Vettori che va al ferro, non trova però il varco e quindi sbaglia il tiro. Ora il contropiede è per l'Andrea Costa. Sorrentino libero, non tira. Sale Crespi per il pick and roll, Vettori sta con il centrone dell'Andrea Costa, Marangoni va contro Laudoni che tiene con i piedi, passo di incrocio di Marangoni, fallo di Laudoni che alza il dito. Due tiri liberi per Tommaso Marangoni, 85% in stagione. Esce intanto Vettori e rientra Alberto Cacace. Stato Gluditis sorridendo, fa vedere le braccia piene di lividi all'arbitro Scarfò e anche a coach Carrea. Marangoni in lunetta, segna il primo. Trocker sul cubo del cambio. Marangoni sbaglia il secondo, Gluditis tocca il rimbalzo verso Di Emidio e poi parte la transizione con Laudoni che va al ferro. Fallo su Laudoni da parte di Sorrentino. Laudoni si prende i due tiri liberi. Secondo fallo per Sorrentino che va anche in panchina. Ora tantissimi falli, tantissimi tiri liberi. Sono 9-7-2, vantaggio solido per la Rucker a 5 minuti e 30 dalla fine. Stefano Laudoni in lunetta, sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2, 1 su 3 in partita dalla linea del tiro libero. Kostikalnis, il post basso per Crespi contro Auxilia, raddoppiato da Laudoni, grande difesa in raddoppio di Laudoni e c'è fallo tecnico a Crespi che si arrabbia tantissimo, quarto fallo di Crespi, fallo tecnico al numero 33 che continuava a lamentarsi con l'arbitro Migliaccio per un fallo non fischiato. Gluditis in lunetta, ...26 per lui. ...26 con 4 rimbalzi e 5 assist. 30 di valutazione per Gluditis. Eccolo ancora Gluditis, palla in mano, altra zingarata, si ferma, preso da Crespi, fouled out anche il numero 33. Finisce un'ottima partita di Crespi, la finisce con 5 falli, con 17 punti, 7 su 10 da 2 punti e 3 su 4 ai liberi. Solo 2 rimbalzi di cui 1 offensivo, ecco questo forse è l'unico dato di una partita non buona di Crespi. Esce anche Auxticalnis, rientrano Ranuzzi ed entra, se ho visto male Ronchini, no, entra Bresolin, Dejan Bresolin con il numero 18. Tanto Gluditis fa 1 su 2, 27 ed esce dal campo, standing ovation per Chris Gluditis, 27 in partita, entra Calvini.
9-1, 7-2. Corcelli con Di Emidio, si avvicina il ferro, auxilia. Fallo di Di Emidio che trattiene, quarto fallo di Di Emidio sulla penetrazione trattenuta da parte di Di Emidio che si allaccia al giocatore avversario. Corcelli in lunetta con due tiri liberi anche lui. Arbitri che ora stanno fischiando tantissimo, la partita è molto spezzettata in questo quarto periodo. Segna anche il secondo Nunzio Corcelli, 11 per lui. Di Emidio tiene un po' troppo fermo il pallone, però è brava la Lucca a giocare ai quattro cantoni e riuscire ad evadere dal tentativo di pressione altissima dell'Andrea Costa. Calbini, palla in mano, il consegnato di Auxilia, gira contro il pick and roll, fallo ancora di Auxilia. Coach Carrea si gira verso la panchina, Auxilia mette le mani sul volto, terzo fallo anche per Tommy. Ora davvero gli arbitri non lasciano giocare più le squadre. Andrea Costa sotto di 17, 9-1, 7-4, ma palla in mano, cercare di tornare un po' in partita. Bresolin, gancio cielo di Bresolin, bel canestro di Dejan Bresolin. Scuola Cantù, ex Gallarate, centro del 2003. Di Emidio nell'angolo per Cacace. Bomba piedi per terra di Alberto Cacace. Buca la retina, 14 per lui, 9-4, 7-6. Cubo del cambio. Tanto Corcelli alla bomba sbagliata, di Emidio ferma il pallone. Due lato lo schema di Di Emidio. Cubo del cambio per Vettori. Di Emidio si ferma, palla per la bomba di Laudoni, il tiro è cortissimo. Stavolta il rimbalzo di Ranucci che poi vola in contropiede per crearsi un'ottima spaziatura. Eccolo il post basso contro Calbini che tiene fisicamente, Auxilia raddoppia e ora è in prigione Ranucci che però è bravissimo a servire Corcelli. Un bellissimo assist di Ranucci per Corcelli, due punti per lui. Andrea Costa a meno 16, 9-4, 7-8. 3 minuti da giocare. Cacace, finta, va il ferro, fermato da Ranucci. Due tiri liberi per Alberto Cacace, che ha ancora voglia di sprintare, di andare verso il centro dell'area. Cacce a segno, 15 per lui. C'è un altro canestro per Alberto, 16 anche per lui. Esce Alberto Cacace, rientra Vettori. Cacace si prende anche lui la standing ovation del pubblico. C'è Riccardo Dalla Cia sul cubo del cambio. Ragazzi del vivaio della Rucker per gli ultimi 2 minuti e 50. Intanto Corcelli spinge, la palla rimane lì per Bresolin che segna altri due punti, 4 anche per Dejan Bresolin. Vettori, Auxilia, passa la metà campo, Calbini, pressione su Calbini, la Rucker gioca con il cronometro ovviamente. Di Emidio sotto da Laudoni, Laudoni ancora per Di Emidio, bomba sbagliata dal giocatore ex Roseto, vola ancora Auxilia, rimbalzo, ancora voglia Auxilia di giocare. Corcelli prende il fondo del campo, arma la mano di Drocker, bomba piedi per terra di Drocker, tiro sbagliato, Auxilia a rimbalzo. Dalla Cia sbuffa sul cubo del cambio, ragazzo ricordiamo molto giovane, classe 2007, agosto 2007. Calbini, palla sotto per Laudoni.
Madonna in avvicinamento, contro Ranuzzi, segna, subisce il fallo, Vallonetta con tiro libero, supplementare, 9 per Laudoni, che con il canestro potrebbe andare anche lui in doppia cifra, e a quel punto sarebbero 6 giocatori della Rucca in doppia cifra. Laudoni in lunetta, 1 su 3 in partita per lui. Laudoni non sbaglia, doppia cifra per Stefano Laudoni, prima qui a San Vendemiano, esce dal campo proprio Stefano Laudoni ed entra Riccardo Dalla Cia, che ha già segnato punti e nella sua stagione lucherina. A 1.49, 9-9-8-0, vediamo se la Lucca riuscirà a rompere quota 100, intanto Corcelli va al ferro, sbaglia, pallone ancora della Lucca. Corcelli si lamenta, rimessa Andrea Costa, probabilmente non c'era l'ultimo tocco da parte del giocatore della Rucker. Comunque fatto sta che l'arbitro decide per la rimessa per gli ospiti, che hanno un altro possesso, quindi a 1.38 in pieno garbage time. Corcelli, altra bomba, sbagliata, vola Calbini a rimbalzo, Rucker vuole ancora correre, Calbini, pallone per Oxilia, Di Emidio, pallone era un po' fermo, Di Emidio prova ad andare nell'angolo per Dalla Cia, in punta da Oxilia, infrazione di passi di Tommy. Campo anche per Elia Gobbo, altro ragazzo del settore giovanile del 2006, 19 febbraio 2006, oggi aggregato alla prima squadra. Elia Gobbo entra in campo, esce proprio Tommy Oxilia. Esce Tommy ed entra Elia Gobbo con il numero 9. Svuota la panchina coach Carrea. Ancora Corcelli. Si gira molto bene Corcelli. Bel canestro, ovviamente con Di Emidio in difesa non proprio attivissima. Di Emidio con il pallone in mano, palla per Gobbo, spinto e andrà in lunetta, e lì a Gobbo con due tiri liberi, potrebbero essere i primi punti in, scusatemi, per Dalla Cia, scusatemi, non era Gobbo, era Dalla Cia, Dalla Cia in lunetta. Stagione 1 su 2 dalla linea della carità. E Dalla Cia mette la terza cifra sul tabellone della Rucker, 100-82. 2 su 2 per Riccardo Dalla Cia. La Rucker mantiene imbattuta la Zoppa Sarena, 11 su 11 in casa, unica squadra di tutta la Serie B ad avere imbattuto il parquet di casa. Bresolini intanto segna un altro canestro, arriva a quota 6 personali, 22 secondi, non c'è discrepanza fra i due cronometri, Calbini ferma il pallone, stringe la mano agli avversari, finisce qui la partita, la Rucker vince 101-84 con 27 di Gluditis, 16 di Cacace e Oxilia, 6 giocatori in doppia cifra, dall'altra parte Crespi con 17, Corcelli con 15, Austicannis con 13, finisce una partita che la Rucker ha sofferto nel primo quarto, ha sofferto fino a metà del secondo quarto, poi è andata via in progressione arrivando a toccare anche i 22 punti di vantaggio. Un applauso ad Andrea Costa Imola, che ha giocato una bella partita soprattutto di parziali nel primo quarto, nel primo tempo, poi i parziali sono scesi e a quel punto la maggiore tasso tecnico e anche la maggiore difesa della Rucker hanno fatto la differenza.
differenza, hanno scavato un solco importante. La Rucker rimane imbattuta in casa, dicevamo, per Andrea Costa, l'ottava sconfitta in trasferta, la quarta di fila. La Rucker riaggancia il treno delle seconde, riprende a muovere il suo tabellino a quota 32, e mercoledì avrà qui un'altra partita casalinga contro Taranto. Intanto complimenti ai tifosi dell'Andrea Costa di Imola, che hanno sempre cantato e ballato qui alla Zappas Arena. Un buon rientro a casa ai tifosi di Imola, un saluto ai tifosi di Imola, un caldo abbraccio ai tifosi di San Vendemiano, oltre a quelli che hanno riempito la Zappas Arena oggi, anche a quelli a casa. La Rucker mantiene imbattuta la Zappas Arena, e questa è la notizia. E qui da Alessandro Darcier è tutto, e a risentirci alle prossime partite casalinghe della Rucker San Vendemiano.